Dobbiamo cercare Ashley. Ok, adesso però mi levo la giacca perché sono in casa e poi muoio di caldo, anche se in realtà non fa così caldo, però non importa. Allora, carissimi. Allora, iniziamo dal principio. Allora, io i Resident Evil ho giocato 1, 2, 3 originali e remake. Prima gli originali. Resident Evil 4 invece non l'ho mai toccato, né l'originale né il remake, quindi non so cosa aspettarmi, sono gasato per questo. E sono gasato. Allora, intanto devo abbassare l'audio. Metto così. Credo vada bene. Allora, se vedete un continuo è perché ho semplicemente avviato per settare un po' la grafica. Nuova partita. Assistita. Per chi si avvicina la prima volta ai giochi d'azione. Mira assistita attivata. Modificabile nella sezione comandi nel menu opzioni. Crea un numero maggiore di munizioni, recupero parziale della salute quando si è in pericolo e prezzi più bassi per alcuni oggetti. Prezzi più bassi non so a cosa si riferisca. Normale, per chi non ha mai giocato a Resident Evil 4, è possibile cambiare la modalità di gioco in assistita nella schermata Game Over. Estrema, per chi ha giocato a Resident Evil 4. Nemici più forti e sfide più difficili. Prezzi più elevati per alcuni oggetti. Noi andiamo su normale perché appunto non ci ho mai giocato, voglio andarci, non voglio andarci pesante. E vediamo. Ma assomigliava a Jill. Assomigliava un sacco a Jill. 30 settembre 1998. Una data che non dimentico. Quando il poliziotto in me morì, quella notte Raccoon City fu rasa al suolo a causa delle armi biologiche dell'Umbrella. Già. Io sono sopravvissuto, ma per molti altri non è stato così. Mi è stato chiesto di unirmi a un programma governativo top secret. Non che avessi scelta. L'addestramento e quelle missioni mi hanno quasi ucciso. Ma almeno mi hanno aiutato a non pensare. Se potessi scordare quella notte, quel dolore, anche solo per un secondo, stavolta può essere diverso. Deve esserlo. Va bene, Leon. E dimmi, Yankee, come ci sei finito in questo postaccio? Un villaggio che si trova in culo al mondo. Diciamo che cerco qualcuno. Sarà qualcuno di molto importante, vero? Il capo ci ha dato ordini precisi. Aiutatelo, ha detto. Beh, di sicuro non sarete qui per arrostire Marshmallow. O forse sì. Strano senso dell'umorismo. Ti confesso un piccolo segreto. Resti fra noi. Un sacco di gente è scomparsa qui intorno. Ed è un po' che questa cosa va avanti. Quindi ormai dovreste essere abituati, no? La settimana scorsa sono spariti degli escursionisti. Sono sicuro che mi aiuterete. Ok.
È molto intrigante, devo dire. La natura chiama. Torno subito. Che frio. E ha sbevuto il bar intero? Sigaretta? Mamma mia. Che uomo, Leon. Lascia sitio mastetrico. Hey! Hai alguien ahí? Tutto molto gotico, eh. Ce ne sta mettendo di tempo. È caduto dentro. Forse sarebbe meglio se andassi a dare un'occhiata. Andiamo. Io guardo la macchina. Non voglio una multa per divieto di sosta. Grazie per l'aiuto. Grande poliziotto. Eccoci qui. Bella sta transizione. Capitolo 1. Mamma mia, che grafica. Cerca l'agente di polizia. Allora, intanto devo dire che... le uniche cose che so di questo Resident Evil è che è molto, molto diverso rispetto ai precedenti. Cambia anche molto la concezione che c'è dei mostri nei primi tre Resident Evil, degli zombie soprattutto, che non sono più gli stessi di sempre, sono un po' più particolari, sono degli zombie diversi. E da questo filmato intuiamo che Leon è comunque molto, molto più traumatizzato da tutto ciò che ha vissuto in questo tempo. Quanto si sarà allontanato. Posso accovacciarmi? Qui c'è una casa. Tra l'altro, a parte gli scherzi, io la giacca di Leon, questa qui, l'ho presa per due motivi. Il primo, quello principale, è che semplicemente l'ho vista, perché vedendo il personaggio di Leon, semplicemente ho visto la giacca e ho detto, cavolo, la voglio anch'io. E poi ho pensato, cazzo, voglio farci il cosplay di Leon. E infatti, credo che lo farò al prossimo comics. C'è nessuno? C'è nessuno? Ecco, bravo Leon. Non mi sembra esserci nessuno. Il giudizio universale è vicino. Sottolineerei che nonostante non ho giocato a Resident Evil 4, c'è una confusione forte coi capelli di Leon, ok? Non si capisce mai se sono biondi, se sono bianchi, se sono biondi cenere, se sono castani chiari. Poi a me nel 2 mi è sempre sembrato che fosse rosso in realtà, quindi è il mistero della saga, in realtà è il vero colore dei capelli di Leon.
serve una chiave. Occhio. Borbotta. Scusa per l'intrusione. Busco a un polizia. Vino a chi? Ecco il distintivo. Grande calcio sferrato da Leon. Non promette bene. Si mette male. Molto male. Chiave del seminterrato. Guardatelo. Questo è un nuovo senso di zombie. Sono zombie senzienti con un'intelligenza, ma comunque fuori da ciò che è la vera vita. Cazzo, che schifo. Che schifo, sì. Chissà cosa c'è in quel putridume. Corpo nazionale di polizia. Mario Fernandez Castano, agente di polizia. Mamma mia, scusate se me lo gioco con calma, ma me lo voglio proprio godere. Mamma mia, quanto è cupo. Io aspetto solo un Silent Hill 2 così. Scusatemi. Fuggi dalla casa del fattore. Ragazzi, c'ho una paura senza senso. Cos'è stato? Passi. Oh porca. Corri Leon, corri. Vieni. Ma non muore. Usciamo, 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 usciamo. C'è altra gente. E come cazzo esco io?
Non qui, amico mio, non sono da nessuna parte. Stai tranquillo. Nido, qui Condor 1. Qui Anigan, raccordo. Condor 1. La figlia del presidente, Aquila Reale, si trova in questo villaggio. Come pensavamo, quindi. Ben fatto. Mi serve la posizione di un lago. Forse si trova lì. Ricevuto. Mi metto alla ricerca. Fai presto. La gente qui è impazzita. La mia scorta è... Devo andare, a dopo. Via Leon, via. Con permesso. Con permesso. Queste frasi tamarre americane. Dunque sia un male. Dirigiti verso il lago. Se non l'avessi già detto, oltre a non aver mai giocato Resident Evil 4, è il primo capitolo di Resident Evil del quale sto giocando prima il remake dell'originale. Polvere da sparo. Droppata da un corvo. Mi sembra sensato. Io l'ho ucciso giusto per ucciderlo. Ah. Munizioni. Bene, grazie al cielo. Sento borbottare. Credo ci sia qualcun altro. Puoi salvare i progressi di gioco presso qualsiasi macchina da scrivere. Puoi inoltre spostare le risorse nell'inventario, al deposito e viceversa. Ok. Salvataggio, deposito. Personalizza valigetta. Ah. Ma intanto salviamo. Mappa. Se ti perdi e non sai cosa fare, puoi controllare la tua posizione attuale e i tuoi obiettivi sulla mappa. Con una mappa del tesoro potrai anche visualizzare la posizione dei tesori nascosti. Ok. Va bene. Valore 1000 tas, credo sia pesetas. Ah, questa è la nostra valigetta. Bello, mi piace l'inventario così. Non è male. Posso creare. Ok. Belli. Bello, bello, bello. C'è la pianta gialla. Ok, fanno tutte cose diverse. Piante. Miscela di piante. Oh. Rozzo amuleto. Vabbè, qua ci sono le cose che trovo, i documenti. Ok. Polvere da sparo. Sono vicini. Mi fa ridere. Ok, altre munizioni.
Wow, l'ho visto andare via. Mi ha sentito. No, ma non voglio sprecare colpi. Andiamo via e basta. Se posso non combatterli, li evito. Porca miseria. Aia, 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 aia. Ok. Puoi ripristinare la salute usando le piante o lo spray medico. È possibile amplificare gli effetti delle piante combinandole tra loro. Le piante rosse aumentano la quantità di salute, mentre quelle gialle aumentano la tua salute massima. Ok. Tra l'altro posso inviare le cose al deposito direttamente anche se non sono là. Pianta rossa. Aia. Aia, 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 aia. Ok. Ok. Mi piace il combattimento. È un po' più dinamico e fresco rispetto a... a com'era con i Resident Evil precedenti. Allora, andiamo avanti. Caduto qualcosa. Beh, tiro. Me l'aspettavo. È la classica cosa che si trova sopra i cancelli. Tiro. Ah, ok, qua posso usare il binocolo. Ah, il poliziotto che era in macchina. Che bello. Ok. Cerchiamo di non farci sentire. E vedere. Pianta verde. Intanto possiamo sicuramente fare... Allora. La pianta rossa e pianta verde... faranno la stessa cosa. Ok, intanto ce l'abbiamo. Là c'è la vecchia. Posso uccidere furtivamente? Sì. Pesetas. Strano che nessuno ti senta se fai tutto questo casino. Non so che posto io debba raggiungere. Zetas. No, questo mi vedrebbe. Non mi hanno visto. Ah, l'obiettivo è combatti. Va bene. Ci curiamo. E ci prepariamo a combattere.
Complimenti, amico mio. Però sono stupido. Via. Venite. Bello che vi stordisco tutti se tiro il calcio. Come è possibile? Dai ragazzi, sono tosto io, eh. Non mi ucciderete facilmente. Non ho una schivata, non ho grandi modi di schivare gli attacchi. Devo semplicemente impegnarmi. Per fortuna ho una buona mira. Aia. Ciao bello. Beh, ammetto che lui mi fa un po' paura. Lo ammetto sinceramente. Non so neanche dove sia, tra l'altro. No. Dai, però. Eccolo. Non ci provo neanche a ucciderlo, ragazzi. Secondo me c'è un botto di vita. Calcio, calcio, calcetto, calcetto. Non è morto. Pessima mira. Bastardo, usa la motosega come scudo. Cosa? I polli. No, per un attimo ho pensato che il pollo mi attaccasse. Calcetto. No, scherzavo, ho sbagliato. Mamma mia, quanto ti ho fatto il culo. Stiamo scherzando davvero? Posso arrampicarmi qui? Sì. Questa è una chiave. Oh. Campana. La campana. Si sono fermati. Ciao Luca. Ok. Campana suona. Loro si bloccano. Non mi attaccano più. Ok. Cosa devo pensare io? La cosa non mi convince. Dove stai?
Al bingo. Va bene, caro RE4. Va bene, va bene, va bene, mi piace. Nido a Condor 1, ho trovato una via per il lago. Cerca un grosso mulino. C'è un sentiero dall'altro lato. Un mulino. Ricevuto. E attento. Chiudo. Beh, che sto attento è ovvio. Dirigiti verso il lago. Va bene. Voglio lootare un po' prima. Allora, intanto c'è un cassetto chiuso. Passaggio nel muro. Pesetas. Granata. Ok. Uovo di gallina marrone. Ok. Un uovo marrone può essere usato per ripristinare una certa quantità di salute. Va bene. Ah, qua è chiuso. No, è chiuso. Ah, è chiuso. Qua posso scavalcare con qualcuno. Ok. Lì c'è il cassetto che era chiuso. Buco nel muro che diceva lui. Ah no, ok. Ma il lago dove... Qua c'era entrato, sì. Qua anche. Qua ci sono andati loro. Dove c'era il campanile. Ed è chiuso. Porca miseria però, Altro non è una mia impressione, non levano vita queste trappole. Ti bloccano e basta. Sto bene, Luca. Sto già... Vabbè, non ti dico cosa sto facendo, lo sai. Lo vedi. Povero Leon. Proprio nella merda più merda di tutto. Questo posto. Dove devo andare? Qua a destra. Penso sia la terza volta che rientro in questa casa. Rubino. Munizioni. Sento altra gente. Eccolo. Là c'è il mulino, ok. E intanto salvataggio. Che fai? Cos'è che stai facendo? Sto giocando a Resident Evil 4 Remake. Ma questi sono stili, immagino. Anche se è suonata la campana. Uovo di gallina, tra l'altro
Uovo di gallina marrone e uovo di gallina. Sono stato per ripristinare una piccola quantità di salute. Mi sta per rompere il coltello, eh. Ah, qua è chiuso. Non si apre. Lì c'è un maiale. Questo? Uno di cinque. È un forastero. Vai, vieni, caro. Colpito uno di quei cosi blu, uno di 5. Quindi ce ne sono altri. Vediamo se li trovo. Oh, un altro. Due. Qua non ne vedo. Vabbè, ma quanto saranno ben nascosti sti cosi, dai. Note blu di richiesta. Puoi ricevere diversi incarichi tramite le note blu che troverai in giro. L'amor di Dio, c'è qualcuno disposto a liberarci dai medaglioni blu che quei fanatici religiosi abbiano appeso in giro ovunque? Richiesta, distruggi tutti i medaglioni blu. Area, fattoria, ricompensa, spinello per 3. Spinello. Ok. Devo beccarli tutti. Risorse. Che tipo di risorse? Materiali che possono essere combinati con polvere da sparo per creare diversi tipi di munizioni e mine adesive. Ok. Ci stavo cascando. Ok. Pianta gialla. Che abbiamo detto mi aumenta la salute massima. La quantità di salute aumenta varia secondo la combinazione creata. Non può essere usata da sola, ok. Ah, intanto là c'è un coso blu. Intanto. Qua c'è da usare. Potrebbe aggiustare tutto io. Sì, infatti. Qua non fa niente perché non c'è l'ingranaggio. Sarei stato colpito. Oh, ma che cazzo? Cara, però devi morire, eh. Guarda, gli spuntano i tentacoli dalla testa. Qua sotto. Che cazzo c'è qua sotto? No, 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 via, 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 via. Curati, Leon. Chi cazzo è sto tizio? Ma che... Ma poi è un minotauro.
Pezzo di merda. Vai, vai. Aia, 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 aia. Corri, 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 corri. Meno male che sono un cecchino. Oh, intanto ho visto un segno blu. Ho buttato giù le mucche, il tizio e altri due tizi con un calcio. Lacrima viola. Dai. Bro. Lo devo colpire da questo lato. Sì. Un altro uovo. Quanti me ne mancano di sti cosi? Qua uno. Uno solo. Dove potrò mai essere? Ah, qua c'è l'ingranaggio. Un coltello, meno male perché l'altro mi si stava rompendo. No, mi sa che mi si era già rotto. Risorse però diverse. No, uguali. SS. Ok. Ah, è chiusa. Ah, è chiusa. Io se non trovo questo medaglione blu non vado da nessuna parte. Vabbè, intanto andiamo a mettere l'ingranaggio. Let's go. Aspettate. Scusate, ho ricevuto una chiamata. Allora. Munizioni fucile. Fucile che non ho. Pianta. Dai, dov'è sto medaglione? Qua c'è da usare qualcosa. Che altro, da qua si cambia zona, quindi... medaglione blu. Ma mi dice che è qua... Ma eccolo.
Ok, fatto. La ricompensa qual è esattamente? La soddisfazione di averlo fatto? Mi sta bene così. Va bene. Andiamo avanti. Io sto raccimolando pesetas in continuazione, ma non so cosa mi serviranno. Ok, da qui si va da tutt'altra parte, quindi ci andiamo tra poco. Si va al lago, ok. Il lago deve essere di qua. Qua è aperto? Si può andare? No, immaginavo. E allora andiamo al lago. Toluca Lake. Oh cazzo. Dai ragazzi, però siete veramente stronzi, eh. Cioè, come dovrei fare io adesso? Da dove passo? Lì è chiuso. Un forastero! Ma stai zitto. Ma chi pensi di star parlando? Cioè, ma... boh, io non ho capito. Posso scavalcare? No. Niente, da qui non posso passare. Ah, ok, qua c'è la strada, non l'avevo visto. Dai zitta. Ok. Le vecchiette sono quelle più resistenti. Non so se sono io o te, ma io vedo che ogni tanto si blocca e carica. No, se carica, carica a te, non carica a me. Brutto corridoio questo. Ma dai ragazzi, ma mi avete visto subito. Uff, madonna, di nuovo ci stavo cascando. Stavo provando ad aspettare se magari passava qualcuno e lo facevo esplodere. Aia. Aia, 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 dolor. Mucho dolor. E niente, la mira l'ho persa. Ragazzi, scherzavo. Che cazzo è? Da dove? Grande Leon, sei un grande. I riflessi incredibili. Incredibile. Incredibile, davvero. Una cosa sensazionale. Ah! Avete finito?
Aspettate. Ti ho risposto in live? No, ti si blocca a te, perché a me sta andando. Se ti carica a te, non carica a me. Me non può caricare, se... Non lo so. Non so, prova a vedere, aspetta. Dai, ciao. Arrivo, eh. Ok, ci sono. Ah, dicevo. Dov'è sta tizia che tira continuamente dinamite? La sento, ma non la vedo. È chiuso. Mamma mia, per poco. La trappola. Veloce. Bomba. Dove sei? Dov'è che tiri le bombe? Laggiù. Ma dai che ti ho preso. Ma oh. Boh. Non la prende. Allora. Creiamo munizioni. Non che ne abbia pochissime, però non ne ho neanche tante. Ma in casa! Ma come ha fatto a tirarla in casa? Dai, zitta. Non è trappola, ovviamente. Oh mia, c'ho un'attenzione. Occhio lì. Ma intanto saliamo qua. Questa è morta, sì. So! Mamma mia, che irritante. C'è una, quella porta strana col simbolo, però non ce la sa, serve la chiave anche qui. Un altro di sti cosi. Mi ha sentito. Anche lui la dinamite. Arriva adesso. No, via, 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 via. Bravo. Ah, non ti fai danno tu con le tue bombe. E mi si è rotto il coltello. Come... Ah, ok, sfondo. Mamma mia, finalmente un gioco con un personaggio che ha il cervello e i piedi. Sento una bomba.
Quindi siamo attenti. Mi ha fatto un po' male, però vabbè. Vorrei capire chi è che sbatte continuamente. Oh, gira, gira, gira. Perché ho l'impressione di averlo già visto io sto tizio? Infatti. Che ansia, ragazzi. Torcia Leon, per favore. Grazie. Madonna, il sacchetto che si muove. Chi cazzo è? Che non vedessi l'ora di parlare. Perspicace, signor. Dimmi, hai una sigaretta? No, il fumo uccide. Oh, beh, almeno puoi slegarmi. Joder, di nuovo lui. Chi sei? Non ti muovere. Ma che è? Mister X 2.0? No, cos'è? Oh, mi trasformo in gigante. Il liquido spinale. Il virus, cazzo. Capitolo terminato. Risultati capitolo. Ah, mi ha dato dei soldi in più. Per le sfide che ho fatto. Missione in corso. Base di combattimento. Attacco affilato. Ok. Dei pesetas in più. Guadagnati completando le sfide possono essere usati per effettuare acquisti nel negozio. Ecco. Nemici uccisi 40. Precisione 81%. Cioè. Tanta roba. Morti zero. Ok. Salviamo. Bella sta cosa del... dei capitoli separati. Agnello sacrificale. Riceverai il nostro corpo più sacro. A inizio. Adesso. Ma che cazzo? Ehi, stai fermo. Ehi, Yankee, hai un nome? Leon. Di poche parole. Io sono Luis Serra. Che bel posto di merda per fare le vacanze, è vero? Ehi, fermo. Se ti muovi, mi tiri. E io sono già messo. Ho capito che vuoi fare. Ti trovi spesso in situazioni simili. Scommetto che sei qui per cercare qualcuno. Fammi indovinare. Magari una signorita dispersa? Una ragazza. Parla. Ora. Va bene. Li ho sentiti dire di spostare una signorina. Spostare. Dove? Chi lo sa, ma dopo ho visto trascinare qualcuno verso la chiesa.
non abbiamo finito. Ci vediamo, amico. Merda, hanno preso le mie cose. Condor 1 a Nido. Ho localizzato Aquila Reale. Sembra sia prigioniera in una chiesa. Ottimo. Buone notizie. Me lo ha detto un uomo che ho incontrato, un certo Luis Serra. Mi è sembrato sospetto. Puoi fare dei controlli su di lui? Ok, Condor 1. Mi metto alla ricerca. Nel frattempo, vai verso la chiesa. Bene. Così potrò confessare tutti i miei peccati. Condor 1, chiudo. Ehi, è la mia roba. Ahí está! Non si apre. Oh!
questa parte, straniero. Chi è quello? Non vedo l'ora di fare affari con te, eh? Benvenuto. Ben fatto. Hai dimostrato di essere affidabile. Ho delle rarità da offrirti, straniero. I miei articoli sono tutti di fattura eccellente, te l'assicuro. Patacchio preziosi non fa differenza. Spetta a noi, però, decidere il prezzo. Piacere fare affari con te. Perché non provi una nuova arma, straniero? Potrebbe salvarti la vita. Non c'è niente che ti interessi, straniero? Facci sapere quando hai fatto un po' di spazio. Consiglio, falli raggruppare e poi una bella scarica per farli volare via. E se fai buon viaggio. Benvenuto. Ah, avevo il microfono mutato, quindi tutti i commenti su quello che ho detto finora. Niente. Allora, faccio una piccola pausa e arrivo.
Dunque, allora, come dicevo prima, è molto bello il fatto che devo tenermi io l'organizzazione dei miei oggetti, e in tutti i sensi, anche nel modo in cui li metto. Tolto il fatto che io questa valigetta non so dove Leon ce l'ha. Comunque, abbiamo un fucile a pompa. E questa cosa del tenersi l'ordine degli oggetti in questo modo, che comunque io non avevo mai visto in nessun videogioco, dà un certo senso di realismo. Dove sono finito? Ma più che altro io dove devo andare? Qua. Bello questo clima ventoso. Mamma mia, che casino questa zona. Lo prevedo. Già. Aia, malissimo. Via dalle palle. Mamma mia. Oddio no. No, 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 è trasformato. Bravi, fatevi esplodere a vicenda. No, no, no. Di qua non ci voglio andare. Allora, sei tu che tiri le bombe. Come faccio a venirti a prendere? Mamma mia. Eh? Niente, non hai fatto niente. Quanti sono? Ho un regalo. L'ho tirato malissimo il regalo. Adesso ve l'ho tirato meglio. Che casino.
Certo che io mi metto a lootare mentre in questi momenti. Ma dai. No, non ci voglio morire, eh. Bella la musica. Meno male che l'ho vista. Oddio. Così vi piace? Meno male che ho preso il fucile. Lo troviamo questo che tira la dinamite? Non è da nessuna parte. Ok, emblema ce l'abbiamo. Ma no, vabbè, sono infiniti. Per forza. Non è possibile che ne arrivino così tanti. È impossibile. Da dove escono? Scusa, sono scivolato. Ma dove? Su cosa? Ha cercato. Che situazione brutta. Il prossimo. Eccolo lei. Dai, prima o poi. Ah, bello! Posso farlo esplodere mentre c'è la granata in mano. Bello, bello. Ma qua sopra ci posso andare? Un altro rubino. Okay. Apriamo. Va bene, giro i tacchi, ciao ciao. L'odore
della battaglia ti si è appiccicato addosso, amico. Benvenuto. Oh, che vuoi comprare? Modificare un'arma in base alle tue necessità. Non trovi che sia una cosa grandiosa? Ma infatti voglio potenziare la pistola, mi sa. La capacità forse. No. Non dimenticarti di affilare il tuo coltello. Può fare la differenza tra la vita e la morte. Questa roba vale il prezzo che costa, te lo garantisco. Ma ci credo, amico mio. Ma non c'era il mirino laser. I sono tutti di fattura eccellente, te l'assicuro. Progetto frecce. Posso fare altro per aiutarti? Non lo so. Ah, io ho 3 di queste gemme viola. Ci sono cose che i soldi non possono comprare. E posso scambiarle. Prendiamo la mappa. Mappa dei tesori. Così sì. Abbiamo una bella selezione di articoli in vendita, straniero. Ecco. Ma questo rubino. Munizioni, piante, risorse. Tanto magari usiamo queste uova, che in realtà non rigenerano neanche troppo poca salute, sono anche utili. E usiamo il medaglione. Ok, era più semplice per questo. Avevi ragione. Sempre, sempre da cambiare. Via dalle palle. Trappola, ti ho visto. Qua posso salire? No. Ah.
Sempre più misterioso. Aristocratici non contano più come una volta. Non perdonare le loro azioni. Distruggi i castellani meccanici. Sono quelle bambole che trovi in giro. Super generico. Quelle bambole che trovi in giro. Se le trovo. Ok, mi ha visto. Ovviamente. Ma posso evitarlo? Se riesco? Allora. Che sono scarso. Era chiaro. Che potevo evitarlo. Era chiaro. Ma ammetto che sotto sotto volevo farmi colpire per vedere cosa succedeva. Già sentito? Spinello. Mi ha visto. L'altro potevo parare col coltello. Io non so come tu possa parare una moto una motosega col coltello. Aspettate. Sì. Scrivimelo in chat. Scrivimelo, vabbè, scrivimelo su WhatsApp. Non è vero, vedo i messaggi. Ok, si unisce Bea al viaggio su Discord, nel senso che mi accompagnerà in questo terrore. Ciao Bea. Ciao. Bomba. Mi dici più o meno cosa è successo? Quando ho un momento di calma. Grazie signora. Mi sa che non posso scappare. Devo affrontarli per forza. Ovviamente tutte le trappole del gioco io le prendo. Qua è aperto, vero? Sì, grazie. In bagno! Era in bagno! Pure in bagno devo trovare la gente. Un'altra foto. Infine carne della mia carne, sangue del mio sangue. Rendete grazie ed esultate. Qua c'è una combinazione. Ok, li ho seminati. Vecchie foto. Ma le piccole chiavi io non ho capito cosa mi servono. Può essere usata solo una volta. Per? Non lo so.
Evitiamo. Intanto uovo. Ecco, a proposito di uovo, prendiamone uno. Ecco, appunto, stavo dicendo, ma il tizio che era in bagno? Che bello. Macchina da scrivere non è promettente. Bello l'inventario così. Sì, è bellissimo. Ho detto prima, mi piace un sacco perché devi gestirti lo spazio, nel senso che devi proprio capire come posizionare, devi girarti le cose. In venerazione del padrone. Adesso ti spiego cosa è successo. In venerazione del padrone, le persone hanno offerto in dono i loro possedimenti più preziosi. Dal vecchio contadino il grano più pregiato, dall'esile porcaro il maiale più robusto, dalla povera mendicante il suo amato bambino. Il padrone ha accettato questi doni con soddisfazione. Qua serve da usare qualcosa. Ah! Ah no, non ho niente da usare. Allora, quello che è successo è... sono passati gli anni da quando è successo quel casino da Resident Evil 2 e Leon è rimasto mega traumatizzato, ha fatto degli addestramenti, è cresciuto, è invecchiato e bla bla bla. Ok? E intanto, semplicemente il contesto è che l'hanno mandato in questo posto a fare, credo sia Messico, a fare una spedizione per trovare qualcuno. Per adesso che abbiamo, chi hai trovato? Nessuno, un mercante sconosciuto che mi vende le cose. E poi c'è, è pieno di gente zombificata. Ma io di qua posso andare? Allora, che oggetti ho? Che casino. Mi segna un tesoro. Ah, ok, non l'ho visto. Lucchetto con combinazione, granata a frammentazione, ma tutte queste cose che non vedo. Ah, era qui. Porta con stemma, tesoro, tesoro. Vabbè, usciamo. Andiamo di qua senza che lui ci dia fastidio. Ah, no, niente, devo passare per forza dove c'è lui. Ma posso attaccarlo furtivamente? Ho paura di no. No, mi ha visto non si sa come. Niente male, vero? Già. Mamma mia, che mira che ho. Che mira. Ti ho fatto un po' male almeno. Un po'. Però devi morire, eh. Non ho i colpi infiniti io.
Mamma mia. Fuori da ogni concezione fisica. E lui non muore. Merda. Ok, è morto. Smeraldo. Ok, possiamo andare. Qua c'è un tesoro che non ho preso. E di sto caso ce ne costa più. Sono pazzo. Mi dice qua c'è un tesoro. Non lo so. Ho trovato qualcosa di interessante. Anche qui. Ah, collana di perle sporca. Muore. Ho trovato qualcosa di interessante. In che senso? Non so, qualcosa di utile, di particolare? No. Ah, può essere solo venduto. Qui non posso tipo scavalcare. Trappola, ovviamente. Come ci arrivo dall'altra parte? Trappola. Cioè io, boh, sono sconvolto. Ti piacciono proprio le trappole. Diverti a prenderle tu. Tempo di lamentarvi, siete già morti. Mamma mia, guarda che roba! Senza senso. Lui? Ah, non ho il coltello. No, ma qua si torna indietro. Benvenuto, come posso esserti? Perché non provi una nuova arma, straniero? Perché l'ho preso prima. Potrebbe salvarti la vita. Ah, ridi. Ci sono cose che i soldi non possono comprare. Posso fare alla prossima, allora. Ma io quasi quasi staccherei qui e continuo la prossima volta.
Dai. Non ti conviene salvare prima? Infatti. Ho detto salverei e continuerei la prossima volta. Va bene, ragazzi. Figo, figo, figo. Mi sta piacendo. Bene. Ci vediamo nella prossima live. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.